tutti già presenti, è vero, avete ragione, perché purtroppo nella fretta mi sono dimenticato, ma attenzione perché lo facciamo lo stesso. Allora presentiamo i nostri ospiti, benvenuti alla stanza dello spirito del tempo. La stanza c'è, lo spirito ce l'abbiamo dentro, quello nerd, quello focoso, e il tempo lo decidiamo noi insieme a Baldo Nerd! Eccolo, buonasera a tutti, buonasera. Tutto bene, tutto bene, Lim? Tutto bene, insieme anche a Pickens, che è tornato tra di noi! Eccolo, che ci è mancato tantissimo, ragazzi. A me tanto, veramente tanto. Ci è mancato. Insieme anche al nostro autore, sceneggiatore, corteggiatore, Gabriel Wolf. Vai, Gabriel. Buonasera. Allora, quant'è che non stavamo tutti insieme? Troppo. Sono stati degli intoppi, eh? Adesso c'è il meccanico di Beakins, la macchina rotta, il mando verde che fa troppe crepe in giro e vende semi a tutto il mondo, però adesso ci siamo, no? Adesso ci siamo riacquistati, riappacificati, ricondotti, riuniti, ecco la parola più semplice. Ragazzi, siete pronti? Final season. Prontissimi. Final season, diciamo, soddisfacente. Io farei partire a voi il commento, inizierei da Pickens che ci è mancato, va bene? Pickens. Sì, sì. Ti è piaciuta? Allora, ragazzi, buonasera. Mi è piaciuta molto. E devo dire, mi ha sorpreso un po' anche poi la notizia, insomma, che ci sarebbe stata anche la seconda serie. Quindi da quello si è capito molto. Si è capita tutta la struttura anche della serie, insomma. Quindi era prevedibile dalla struttura, proprio come è fatta la serie, che ci sarebbe stata qualche altra novità, e la novità era appunto quella che ci sarebbe stata la seconda. E da dove si capiva? Si lasciavano molte porte aperte, e molte storie non concluse, molte cose... Insomma, c'era sentore che ne cominciasse un'altra, insomma, e speriamo bene. Qui Mandro aveva cercato, Esatto, il nostro Mandro l'aveva detto, ed era stato profetico, e poi tra l'altro introduce un altro personaggio, e quindi alla grande, andiamo avanti. Allora, la puntata si intitola Per tutti i tempi, sempre. Mandro, ti è piaciuta? Allora, la puntata sì, mi è piaciuta, come ha detto Beakins, perché comunque ha risposto a diverse domande che tutti quanti noi, almeno io, ci ponevamo. Chiaramente ne ha messe delle altre in previsione di questa seconda stagione. In generale, comunque, sia la puntata sia la stagione mi è piaciuta. Un po' altalenante, perché, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, la fatidica terza puntata, che di tutte queste serie tra WandaVision, Falcon e Winter Soldier, è sempre stata una puntata molto molto moscia, molto, quindi c'è stato un su e giù continuo anche in questa serie. Però in generale sì, è stata positiva. Come vi avevo detto, insomma, secondo me poi sono sempre più dell'idea che le serie da adesso in poi, secondo me, saranno importanti per allacciare con i film che verranno trasmessi. Secondo me, chiaramente. No. Però con questa serie...
con questa serie, secondo me, ecco, anche perché è stato introdotto un personaggio, un villain importante che vedremo nei successivi film, quindi... Allora, preparatevi, perché ci sarà da parlare stasera, perché adesso andiamo a sviscerare... A sviscerare la puntata, non solo, ma diamo anche un giudizio pure alla serie ormai completa, la prima stagione completa, gli diamo anche un bel giudizio. Però ci sarà da parlare per il futuro, perché il futuro può essere roseo o altalenante. Attenzione, vi metterò parecchi dubbi. Gabriel! Mi è piaciuta la puntata? Sì, mi è piaciuta nella misura in cui... ho trovato conferme a quello che pensavo dall'inizio. Alla fine di tutto c'era solamente un cialtrone che la sacra linea temporale unica era semplicemente un inganno, perché è contro natura, non è possibile. E soprattutto mi è piaciuto trovare conferma al fatto che la tematica centrale di, non solo della puntata, della serie, di tutta la storia, come poi appena iniziata, perché qua si parla solo di una seconda serie, ma questi sei episodi sono solo un inizio di storia. Come dicevo, il tema centrale è quello del libero arbitrio, non scelta tra bene e male, ma libero arbitrio, libertà di scelta e di conseguenza l'assumersi le responsabilità delle conseguenze delle proprie scelte. È un tema che sinceramente amo moltissimo, perché è molto più aggiornato e molto più attuale della solita dicotomia il bene contro il male. Anche perché bene e male, come gli abilissimi sceneggiatori hanno dimostrato nel caso di Loki e dell'Incantatrice, sono punti di vista. Dipende chi parla e da quando e da dove parla. Perché ognuno... sembra pieno di ottime intenzioni, ma poi quello che conta sono le conseguenze delle azioni che intraprende, e tutta la serie sottolinea questo fatto in maniera direi quasi impietosa, affilata, perché sotto una maschera di leggerezza che quasi sfuma nel cazzeggio, in realtà ti insinua dei dubbi su chi sia il buono, su chi sia il cattivo, ma soprattutto se si possa definire qualcuno buono oppure cattivo. E poi mi piace moltissimo questo fatto insistere quasi forse ossessivamente, ma per me il bello è proprio questo, sul concetto che istituzione e autorità non sono sinonimo di giustizia, un po' come legge non è sinonimo sempre di giustizia, e in questa serie il concetto è sviluppato tanto moltissimo, perché qua sembrerebbe che ci sia uno solo che sa tutto, sa sempre quello che sarà, vuole imporre una sola legge per tutti. Peccato che questa legge che servirebbe apparentemente a portare l'ordine porta solo alla stasi, e quindi non è giusta, e dunque non c'è giustizia. Poi se il prezzo è un multiverso che dice sarà un caos, posso concludere questo primo approccio dicendo questo: così come l'opposizione di bene e male è un concetto oramai piuttosto obsoleto, lo è anche l'opposizione tra caos e ordine, perché in realtà quello che è al centro dell'esistenza è il caos, che smuove tutto continuamente e lo spinge a mutare e a migliorare. L'ordine non è ciò che gli si oppone, è solo una delle sue infinite possibilità, una delle infinite possibilità del caos, appunto. Allora, dico la mia, brevemente. Io ho la possibilità, stasera, anzi, chiedo un aiuto da parte di Gabriel, perché, anzi, un aiuto da tutti, perché vi ho visto parecchio positivi. Io non sono negativo, ma ho da dire qualcosa. Allora, io ho la possibilità di vedere questa serie in diretta con le mie figlie, una a 9 anni e una a 15 anni, quindi anche due età diverse. Quindi io ce n'ho 40, vediamo le puntate insieme, visto che Disney Plus è una piattaforma anche per famiglie, comunque la dicitura è quella,
e noi siamo una famiglia. Quindi posso carpire quello che le emozioni e i sentimenti che carpiscono questi bambini, questi diversi di diverse età, questi bambini di diverse età. E certo. Quindi capisco quando loro non riescono a comprendere, quando loro sono hypati oppure quando loro sono delusi. Questa ultima puntata, questo finale, ci ha lasciato tutti un po' stanchi, perché la puntata è stanca. Allora, ovviamente qui c'entra di mezzo anche un po' le aspettative, sai, uno nelle aspettative di un'ultima puntata, non sapendo che ci sarà una seconda stagione, tu ti metti davanti al televisore molto, molto hypato. E abbiamo visto una puntata dove ci spiegano e non ci spiegano, ti fanno capire ma non ti fanno capire, si basa tutto dentro una stanza con movimenti zero. Nel senso, Loki e Sylvie stanno seduti su una poltrona. A un certo punto, vabbè, combattono, ma si tratta di un minuto e mezzo in 50 minuti. C'è l'introduzione di questo personaggio che tutto mi aspettavo, tranne uno che con questa verve al di sopra delle righe normali. E poi dopo ci ritorniamo qui perché ho un sentore su questa cosa. Molto al di sopra, un personaggio che si descrive come un personaggio che ha fermato, ha vinto la guerra delle dimensioni contro le sue varianti, che lui dice sono ancora più cattive di lui, che lui ha domato Alioth, che è un mostro che mangia il tempo e tutte le varianti, quasi indistruttibile. Un personaggio che così se ne va dicendo avete due possibilità, io mi sono stancato e quindi fate la vostra scelta, qui o torna il caos o non torna, ma tanto io torno perché si tratta anche di incarnazione, e poi salta e poi fa le facce. La sensazione è stata unanime, cioè io ce n'ho 40, mia figlia 15, adolescente, l'altra ce n'ha 9, e siamo rimasti tutti un po' così, a bocca aperta. Cioè, ogni tanto se guardiamo e diciamo, ma che sta a dire? Ma chi è? Che cosa sta dicendo? Ma è pazzo? Non è pazzo? Quindi poi si perde un po' di quella fantastica avventura che si era creata in 5 episodi, perché invece l'avevamo vissuti tutti tra alti e bassi, tutti abbastanza gasati. Quindi non lo so, aiutatemi pure voi, non avete avuto questa sensazione? Io no, perché dall'inizio me l'aspettavo che sarebbe stato quello che viene comunemente chiamato finale aperto, sia perché erano solo 6 episodi e una tematica come questa in 6 episodi nulla esaurisce. Secondo, perché se ti ricordi sin dalla prima puntata avevo già intuito che in fondo alla tana del Bianconiglio c'era un mago di Oz scialtrone, che in questo caso sarebbe addirittura un Deus Ex Machina, che in questo ti do ragione, viene gestito malissimo, perché si fa tanto e poi alla fine si trova uno che ti dice va bene, tanto qualunque cosa dici o fai, tanto io già la so. Vabbè, allora è inutile fare qualsiasi cosa, cioè tutto quello che qualunque cosa si fa, tanto non siamo noi a farla, ma è predestinata. Tipico pensiero da americani protestanti. Però a parte questo, voglio dargli ancora una possibilità, perché comunque mi ha divertito la serie, aspettando di vedere più che semplicemente la seconda stagione come svilupperanno i temi che hanno esposto in questa, perché in fin dei conti questa prima stagione è solo e solamente un'esposizione di temi da sviluppare. Voi come l'avete, Biggins? Confermo il punto di vista di Gabriel, perché è chiaramente un finale aperto, un po' forzato forse, perché alla fine toglie quella magia che dicevi prima tu, però alla fine ti stanno soltanto introducendo ad un'altra e ti stanno dicendo oh aspetta la seconda stagione,
non togliere l'abbonamento a Disney Plus. Ma a parte che non sì. l'avremmo tolto lo stesso, Mandro. Vabbè, però no, è vero quello che hanno detto sia Biggins che Gabriel. Probabilmente i tuoi colleghi, assolutamente sì. E probabilmente colleghi di viaggio, probabilmente forse ci hai avuto anche questa sensazione. Perché allora, questa serie, secondo me, era adatta soprattutto a utenti che conoscono anche un minimo di dei personaggi a livello fumettistico. Io ci ho avuto questa sensazione perché aspetta la stessa, lo so quello che stai dicendo e adesso io ti chiedo, io lo so dove vuoi arrivare, ti chiedo di fare questa domanda a Gabriel, perché Gabriel è un conoscitore dei fumetti, ma sono sicuro che non è addentrato sul il vociferare che stai intendendo tu. Allora fai la domanda che penso che tu voglia fare. Attenzione. Solamente che tu parli del fatto del personaggio che è stato introdotto. Di chi è quel personaggio? Di Kang il Conquistatore. Gabriel, tu avevi capito che quel personaggio è Kang il Conquistatore? Gabriel, tu l'avevi capito? Guarda, sinceramente non mi sono posto neanche il problema, per un motivo semplice, che il Marvel Cinematic Universe è profondamente diverso dall'universo fumettistico che ho imparato a conoscere e ad amare negli anni passati. Quindi, cioè, una per tutti, Ravonna, che anche solo fisicamente non c'entra niente con la Ravonna originale. In più gli hanno tolto anche una N dal nome. Quindi, guardando i film e le serie televisive, quelle che ho visto, perché ammetto che non ho ancora visto tutto del Marvel Cinematic Universe, mi sono abituato più che altro ad aspettare, a dire va bene, vediamo questo come lo fanno. Vediamo questo come lo sviluppano, vediamo soprattutto questo personaggio, questa situazione, come l'hanno cambiata. Cioè, fra l'altro, Kang il Conquistatore, nell'universo fumettistico, è strapotente, sì, ma non è una sorta di dio, come si spaccia questo. Non è, c'è un'entità nel Marvel Universe che, diciamo, ha qualcosa di divino e compare nelle Guerre Segrete, ma diciamo che è un'entità più sfuggente. Ma meno... voi non vi sentite un po' presi per il culo da questo personaggio? Cioè, proprio in quello che dice, cioè come lo dice, in quello che dice, la sostanza proprio di quello che dice. Allora... Sai che c'è... Ah, ma quando si fa uccidere con una nonchalance... Perché lui ha detto che è stanco. Allora, io all'inizio, effettivamente, quando anch'io sentivo che parlava, dicevo, ma questo li sta prendendo in giro. Però, quando c'è stato il momento che lui... Allora, hai visto, lui c'aveva praticamente il copione già fatto di quello che sarebbe successo. Infatti lui l'ha spiegato perché riusciva a scansarsi dai colpi di Sylvie, perché lui già sapeva di quello che avrebbe fatto. C'è stato il momento poi che questo copione che lui aveva finisce, cioè lui oltre quel momento non sapeva più nulla, infatti si vede anche dalla faccia. Io lì ho cominciato a dire, vabbè, a pensare, vabbè, ma a sto punto quello che ha detto fino adesso potrebbe essere vero, di tutte le sue varianti molto più pericolose di lui. Cioè, lui alla fine ha solamente avvertito sia Loki che Sylvie di quello che potrebbe succedere, anzi quasi sicuramente succederà nel caso lui viene ucciso. Mandronard, scusa, una domanda te la faccio io. E se fosse semplicemente un bugiardo che sta applicando il principio della psicologia inversa per spingerli a fare quello che vuole, perché è arrivato a un punto in cui non sa più quello che succederà, che lui vuole
che Sylvie lo uccida proprio per riproporsi all'infinito con infinite varianti che però sono come una mente unica, tipo i Borg di Star Trek. Ci può stare, cioè può essere anche questo. Allora è chiaro che adesso, allora, quello che mi sono chiesto io dopo tutta la scena è quando Sylvie lo uccide, non so se ci avete fatto caso, Sylvie impugna quel suo bracciale che è una sorta di teletrasporto tra i vari multiversi, ok? Sì. È chiaro che io lì mi sono detto adesso questo bracciale lo tiene Sylvie, quindi nella seconda stagione che ci sarà, lì sicuramente sarei curioso di sapere che cosa ci andrà a fare. Però cioè, il suo atteggiamento, io lì per lì sinceramente poi, non, ti ripeto, non l'ho visto, l'ho visto sincero. Avete visto però quando viene ucciso, inquadrano praticamente l'attenzione, praticamente la focalizzano su quello che accade fuori, e fuori si fa vedere la linea temporale che comincia ad avere tutte ramificazioni. Sì. Perché non potrebbe... c'è più controllo. No, esatto. Vabbè, aspettate. La cosa scontata del finale di questa stagione è che da adesso in poi, come ci ha detto lui, se lo uccidevano ripartivano, la sacra linea temporale sarebbe stata violata, sarebbe esplosa e quindi sarebbe ricominciata la guerra. Lui ha dato per scontato questo, lui ha detto c'era la guerra, io l'ho fermata grazie ad Alayot, ho ucciso gli altri conquistatori, ho messo tutto in una linea temporale, però mi sono stancato, questa è la motivazione, mi sono stancato, adesso avete due scelte, poi perché proprio loro due, vabbè, però questo, però non ce l'hanno detto loro, cioè possiamo fare delle ipotesi, vabbè. E adesso se mi ammazzate, la guerra dei mondi sì. ricomincia. Quindi se diamo retta a quello che ha detto lui, è partito il multiverso, questo fatidico multiverso. Sì, infatti è per questo che io gli credo, nel senso, tutto quello che ha detto nel momento della sua morte è successo, con tutte le linee temporali. Ragazzi, scusate un attimo, la serie comincia dopo la battaglia di New York con gli Avengers, con Loki che svanisce e viene portato alla TVA. Questo... Sì. Che io continuo a chiamare cialtrone, che viene fuori alla fine dell'ultima puntata, dice che c'era una guerra fra gli universi, ma lui vi ha posto fine imponendo un ordine, che a me non sembra che ci fosse tutta questa pace sotto il suo dominio. Perché allora tutto ciò che si è svolto nel Marvel Cinematic Universe fino a questa serie si è svolto solo nella sacra linea temporale. E quello sarebbe una realtà dove il conflitto era stato cancellato, dove non c'erano guerre? No, lui non dice che ha eliminato le guerre, lui dice che ha eliminato le guerre, la guerra fra le varie dimensioni. Esatto. D'accordo, sì. Ma non è che la situazione sia questa, anzi, la situazione, portandola in quel livello di stasi, proprio come qualsiasi sistema messo in stasi forzata, per ritornare all'equilibrio deve ritendere all'entropia per ritrovare un equilibrio che sia dinamico. L'equilibrio statico non è possibile. L'equilibrio statico in fisica è un po' quello che è l'opposto del moto perpetuo, cioè non può. Poi mi definisci entropia però, eh? Cosa? E poi mi definisci entropia, perché non l'ho mai sentita. Lo stato entropico è necessario, sarebbe il caos, la definizione scientifica di caos. Ah, okay. Che è quello che spinge in fin dei conti tutto ciò che esiste a non fermarti mai, perché si sviluppi sempre qualche cosa di nuovo, perché tutto si rinnovi.
c'era, guardate, mi viene in mente per, come citazione, figuratevi, un ginnasta cinese degli anni '80 si chiamava Li Ning, che abbacinava tutti perché adattava agli anelli gli esercizi per le parallele, che era da folli perché le parallele sono ferme e gli anelli si muovono. E quando gli chiedevano come fai, lui rispondeva semplicemente: stare fermi significa cadere, basta continuare a muoversi. Ecco perché reputo una grande cialtronata quello che dice questo signore del tempo alla fine dei tempi, anche se è sincero, cosa a cui non credo. Va bene, diciamo che fondamentalmente col fatto che poi alla fine ci svelano che ci sarà la seconda stagione, probabilmente lo... probabilmente, guarda, lo affronteranno sì. queste domande ci saranno le risposte a queste domande ci saranno, ecco, nella seconda stagione io spero sicuramente nei successivi film, perché ripetiamo che il Doctor Strange 2 si intitola In the Multiverse of Madness, quindi certo. Una causa e un effetto ci sarà anche nei film. Ma guardate, ragazzi, io ho rivisto per caso, non me lo sono andato a cercare, Spider-Man Far From Home, e lì praticamente si capisce perfettamente che già lì esiste un multiverso. Già si parla di... Sì, già si parla di multiverso, proprio con questa definizione multiverso. Tant'è che vero poi che però... Dice... Sì, è vero, che però se lo rimangiano, perché in realtà... giocano sul fatto che Mysterio stesse dicendo frottole. Sì, è vero. Io trovo fra l'altro un'altra cosa che per cui però fanno confusione, perché vedete, io apprezzo sempre il lavoro di questi sceneggiatori, però c'è una grossa confusione fra i termini dimensione e universo, multidimensionale e multiverso. Non sono spesso sono usati come sinonimi, ma non sono affatto la stessa cosa. Cioè, in uno stesso universo, narrativamente parlando, possono esserci altre dimensioni, tipo Asgard o la dimensione negativa di Annihilus. Però non sono altri universi, sono dimensioni coincidenti con quello stesso universo. Gli altri universi sono altrettante realtà che a loro volta possono contenere altre dimensioni. Io credo che in certi momenti la confusione venga creata non volutamente, del tutto involontariamente, confondendo proprio questi termini. Io, allora, ovviamente tutti gli indizi portano a pensare che i prossimi film saranno gestiranno questa situazione. Però Biggins, tu hai detto una cosa giusta, perché in Far From Home non solo viene fatta la citazione dei multiversi, dove poi vengono distrutti dal fatto che comunque Mysterio stesse dicendo frottole, eccetera, però vedi, comunque te l'hanno intanto inculcato nel cervello. La prossima serie televisiva Marvel, che inizia, quella a cartone animato, comunque in digitale, che inizia il 3 agosto, subito, quindi dopo Loki, fra poco, i What If parlerà dei multiversi. Adesso questa What If, chiedo a voi, sarà antologica o sarà canonica? Nel senso, è una serie che rimane a sé stante, con un inizio e una fine, perché comunque sta parlando di una digitalizzazione, cartoni animati, tra virgolette, oppure sarà inserita nella situazione anche nella di continuity. Film con un seguito, esatto. Semplicemente, se si tratta di multiverso, ci sta anche quello. Sarebbe figo, attenzione, perché sarebbe la prima serie. Sarebbe la prima serie, bravo, sì. Cioè, perché sarebbe la prima serie che riprende gli eventi subito dopo Loki. Scusatemi se baro in questo caso, pensando al modo di produzione più che alla continuity narrativa. Una serie animata digitale è un impegno di produzione molto minore di una fatta con gli attori e con i set. In questo caso, visto che si sta introducendo il concetto di multiverso, tastare il terreno per il gradimento del pubblico producendo una serie animata digitale,
costa molto meno per vedere se e qual è la rispondenza del pubblico, se è positiva, se è negativa, se la ignorano, se piace, se non piace, se vogliono che sia inserita. Cioè, il What If nel mondo dei fumetti erano tutte storie autoconclusive, del tutto ipotetiche, che non influenzavano assolutamente la continuity dell'universo Marvel, però erano carine, erano divertenti. Me ne ricordo una in cui diceva che cosa sarebbe successo se i Fantastici 4 avessero avuto poteri diversi, per cui c'era tipo, che ne so, Ben Grimm che sviluppava delle ali da drago e volava, Johnny Storm che diventava un robot vivente, però basta, finiva lì, cioè finita la storia, non c'era nessuna influenza sul resto della continuity. Qui invece può essere un ottimo modo per testare il gradimento del pubblico e vedere se si può andare ancora in quella direzione con produzioni più impegnative. Vero. Il papero, ragazzi, è spettacolare. Sì, Howard il papero. Howard il papero, che qua negli anni 70 lo chiamavano Restolo, gli avevano cambiato nome in italiano. Sì. Ah, no. Sì. Restolo. Orestolo il papero. Sì, era ridicolo, era assolutamente ridicolo. E comunque a livello di marketing anche sarà importante, perché anche Peggy con il vestito da Capitan America, insomma, secondo me a livello di marketing sarà un personaggio molto introdotto, cioè è tutto anche legato a questa cosa, al vendere il prodotto, a vendere il marchio, a vendere quello praticamente quello tutto. Quello praticamente, ecco, già come dicevamo prima, i Funko, i pupazzetti già sono usciti, già non fanno in tempo a far vedere il trailer che già sono usciti i pupazzi, i Lego, tutte quelle cose lì. Ormai è tutto legato soprattutto alla vendita del prodotto, della pubblicità. Beh sì, Mandroland, questo oramai è la tendenza moderna, cioè qualunque storia mira a creare dei brand di merchandising, cioè non il successo vero, i soldi veri, quando produci una storia, che sia in libro, che sia in film, in telefilm, in cartone animato, viene tutto dai brand di merchandising che ne puoi sviluppare. È da lì che vengono i veri soldi. Sì. Allora, per tornare un attimo in topic, vi volevo associare alcune immagini sempre dell'ultima puntata che mi hanno lasciato un po' interdetto. Allora, proprio a livello tecnico, io dico, cioè mentre guardo una puntata vorrei capire un po' quello che succede. Ho dovuto riguardare 7 volte, poi in separata sede, il momento in cui B15 torna indietro nel 2018 per far vedere, non l'avevo capito, cioè l'ho dovuto vedere 7 volte per capire. B15 è quella scena in cui B15 torna nel 2018 e fa vedere, torna nella scuola tramite la penna, che era il nome della scuola che c'era scritto sulla penna di Ravonna. La famosa penna. La famosa penna che io ricordavo, lei dicesse nella prima puntata che era tipo un cimelio di una loro avventura. Invece è la penna che lei utilizzava a scuola, perché lei, non variante, lavorava dentro una scuola, forse era un professore, forse era un preside. B15, quella scena è intersecata in un momento in cui Mobius, con la caramazza in mano, sta dicendo a Ravonna che non ha più speranze perché ormai tutti quelli della TVA sanno che sono varianti. Parte questo flash, questa immagine di B15 che torna nel 2018 e fa vedere a un soldato della TVA che Ravonna è una variante, quindi gli avrà spiegato che sono tutti varianti. Questo nell'arco di 7 secondi, perché Mobius torna dal luogo, quello dove sta Alaiot, prende la caramazza e va da Ravonna nell'ufficio per cercare di fermarla, quindi è un qualcosa che avviene subito, non è che dopo una settimana ci è andato. Quindi B15 nel frattempo è andata nel 2018, ha convinto tutta la TVA tramite quel ragazzo soldato, tutto questo non in una settimana, in pochissimi frame.
Aspetta. Cioè, peggio di così non si poteva fare. Cioè, una scena. No, perché non lo fa in pochissimi frame. Il tempo è assolutamente relativo. Se puoi avere ancora accesso anche solo a una parte dei mezzi della TVA, per cui ciò che noi vediamo svolgersi in pochi secondi nella continuity narrativa magari ha richiesto giorni, mesi, settimane addirittura, ma lì il tempo è completamente relativo, ci balzi in avanti e indietro quando e come vuoi, lo restringi e lo allarghi a seconda delle necessità, quindi è perfettamente logico, è solo una conseguenza dell'uso dei mezzi a cui ho ancora accesso B15, e poi basta un tempad alla fine. Diciamo che forse solo che narrativamente, scenograficamente, in una serie televisiva non puoi mettere tutto, perché diventa lunghissimo e infinitamente noioso, metti solamente le conseguenze dell'azione che mostri che viene intrapresa. Poi il tempo che ci è voluto, la tua osservazione è perfettamente logica, però dipende dal tuo punto di osservazione, da questa realtà, rispetto alla realtà non solo narrativa, ma anche all'interno della narrazione stessa, che prevede mezzi di manipolazione del tempo. Mandro, come diciamo l'hai vista? No, allora, io ho capito il tuo pensiero e purtroppo questa è una delle cose che io prevedevo nel fare questa sesta puntata, nello spiegare, nel dare delle risposte un po' troppo in maniera frettolosa. E ti do assolutamente ragione. Hanno dovuto mettere in 7 secondi questa spiegazione che te la sei ritrovata a un certo punto lì in mezzo e dici, oddio, aspetta, allora che è successo? È tornato indietro? Quindi è una di quelle cose che ci hanno dovuto buttare lì in mezzo per rispondere alle tante domande sulla questione di questa benedetta penna. Perché io ho sempre avuto sto cruccio di sta penna che già alla prima puntata l'hanno inquadrata, hanno fatto leggere il nome della scuola. Sì, me lo ricordo che stavi parecchio e io ho detto, mannaggia, secondo me questo qua sarà un dettaglio importante. Che... Me lo ricordo che l'hai detto. Ecco, però purtroppo, raga, io lo immaginavo che tante risposte l'avrebbero date in maniera così frettolosa. E però proprio... scusate. Ah, invece di farmi una terza puntata tutta sul Lamentis, dove succedono cose che non hanno assolutamente nessun riscontro poi su quello che avviene nella sceneggiatura e proprio nella storia che va avanti, cioè il Loki che si mette a cantare, per carità, carino, bello, tutta la parte di Lamentis, eccetera. Ma non era più importante investire tempo e risorse sul... Magari invece... di Kang che sta lì e fa muovere i pupazzetti, un bel flashback di questa guerra di cui lui parla. Perché investire in quella puntata, tutta quella puntata di lamenti, se non in altre cose sarebbero state... Cioè, mia figlia di 9 anni non ci ha capito niente, è finita la puntata, ho cercato di spiegarglia e lei mi ha detto, ma finisce così? Tesoro, c'è la seconda stagione, dobbiamo aspettare. Quella dei 15... ha detto, boh, ma perché? Cioè, è successo poco. Poi loro c'hanno 15 e 9 anni, non è che c'hanno tutte queste parole da mettere per recensire, per analizzare. Loro fanno, va, ciao, pa, che schifo, e se n'è andata. Oppure, bella, bellissima, che bello, e ha cominciato a scrivere su tutti i cosi. Allora, vi faccio un esempio proprio, secondo me, atroce. Nella puntata di Lamentis e quella dopo ci hanno fatto capire che se Sylvie e Loki si sfioravano e quindi c'era questo contatto di amore, partiva una diramazione. Tant'è che Mobius dalla TVA trova Loki e Sylvie grazie a questa loro quasi fusione. Mm-hmm. Evento Nexus, creavano un evento Nexus. Sì, bravissimo. Nell'ultima puntata si sono baciati, non è successo niente. Ma dove si sono baciati? E soprattutto quando? Non era ancora morto Kang. No, ma erano alla fine del tempo.
E che, che evento Nexus puoi creare da lì? No, mi piace. Infatti quello... Cioè, era lì la fine è il del non copione... tempo. Lì non c'è questo più il piace. Tempo. Perché è come... Allora, guarda, immaginiamo la linea, la sacra linea temporale come la corda di un'arpa. Se tu la pizzichi al centro o a tre quarti, ottieni delle tonalità diverse. Se tu la corda vibra e dovunque la vibri e dovunque la pizzichi per provocare una vibrazione, e considerate la vibrazione come l'evento Nexus, comunque la corda vibra. Se tu vai in alto dove è attaccata al legno e provi a farla vibrare da quel punto, non ci riuscirai mai. Non nessuna vibrazione, nessun evento Nexus, perché niente si ripercuote sul resto della corda dell'arpa. Sì, mi può piacere come spiegazione. Effettivamente non avevo pensato che stessero alla fine del tempo. Aspettate che... E poi consideriamo una cosa per queste scene che definiamo giustamente affrettate. Rispondono però a due necessità di produzione. La prima è che per sviluppare compiutamente tutti gli argomenti di queste sei puntate ce ne sarebbe volute il triplo. Cioè avrebbero dovuto fare una prima stagione di almeno 15-18 episodi. E per un esperimento è un impegno economico troppo grande. Però questo risponde anche a un'altra esigenza. Il pubblico di adesso non ama lo sviluppo eccessivo e l'introspezione eccessiva dei personaggi. Vuole essere emozionato con una serie di colpi di scena a raffica, uno dietro l'altro, che quasi non gli danno il tempo di pensare. E in questo senso il modo di sviluppo delle sei puntate di questa stagione rispondono perfettamente a questa esigenza, a questa differente capacità, capacità è un termine che in questo caso è sbagliato, diciamo a questa volontà percettiva tipica del pubblico contemporaneo, che vuole cose più veloci, emozionanti, sì, sì, e che non facciano pensare troppo. Però dopo ti portano a riflettere, ma dopo, non sul momento. Sì, ormai penso che non ci sono più le serie come Lost. Quanta durava una serie? 20 puntate, 26 puntate? 23, una cosa addirittura 23-24. Cioè adesso sono 6, 8... massimo proprio 10 puntate, cioè le ultime serie ormai sono molto... Mandro, devi considerare una cosa, fra l'altro. I produttori che litigano fra di loro, gli attori che se per troppe stagioni diventano famosi e si sentono qualcuno, pretendono di mettere bocca. Un esempio, cioè non si può più lavorare come una volta. L'esempio proprio tipico, perfetto, per me almeno, per come la vedo io, di come è cambiato il modo di fare le serie, è Supernatural. È durata 15 stagioni. Ogni stagione andava dai 15 ai 20 episodi, ma alla fine era diventata un tale casino che gli sceneggiatori, non dico si leggessero le sceneggiature di quelli venuti prima di loro, ma almeno si guardassero gli episodi, perché poi alla fine c'erano delle incongruenze continue che allora si dovevano fare i salti in materia e dire no vabbè, però in realtà non era questo, a parte quei due i protagonisti che morivano e risorgevano a continuazione, per cui vabbè, c'era pure la morte in persona che alla fine quasi si rompe le, dice vabbè andate al diavolo, nei nuti, ah no guarda quello l'abbiamo già ucciso, ok scusate. Cioè le serie lunghissime e complesse, questo lo dico, parlo anche per quello che faccio io, sono molto 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 difficili da mantenere sempre con una loro logica e continuity narrativa. Certo. E lo diventa ancora di più quando hai un intero staff, un team di gente che devono lavorare in sinergia, perché poi ognuno vuole far prevalere la propria idea, ognuno vuole... Io almeno quando nelle interviste mi chiedono scriveresti mai un libro a quattro mani, lo dico sempre onestamente, no, mai. Perché già a malapena mi sopporto io da solo, non sarei proprio in grado di fare questo tipo di lavoro. Sei troppo severo con te stesso. Ma grazie, ragazzi, Francesco, ma mi conosco. Esco un secondo off topic, no?
Sì. Perché non so se avete presente la serie di film di Ip Man. Sì, no. Come no? No, io no. Okay. No, io no. Ok, praticamente una serie di film sul Kung Fu, sulla vita del maestro di Bruce Lee. Sì, sì. E okay. Insegna uno stile che si chiama Wing Chun. E praticamente hanno cominciato a fare questa serie di film. Serie di film che sono arrivati fino alla terza, diciamo, puntata della saga, e hanno fatto una quarta puntata. Ragazzi, orrendo. Cioè, hanno fatto quattro passi indietro. L'ho pure comprato, l'ho acquistato su Amazon Prime, devo essere sincero, una vera ciofegata. Tra l'altro cambiando attore, e cercavo di capire quale fosse il senso di questa cosa. E perché una serie che va bene, e cambi attore, cambi tanti modi di vedere anche la cultura cinese, e la risposta sta proprio lì, perché comunque dopo un po' arriva lo sceneggiatore che dice: no, voglio cambiare, l'attore si rompe le scatole, non lo voglio più fare, è quello, perché è tutta una macchina. Sì, sì. Cioè, la risposta è dietro le quinte, sei dietro le quinte, ragazzi. Vi ricordate Friends? Sì. La serie dei primi due anni 2000. Sapete perché è finita? Serie. Sì, ma perché è finita di botto? Perché gli attori si erano talmente montati la testa. Ecco, bravo, sì, Mandro. Innanzitutto a quello, prendevano $1 milioni di dollari a puntata. E la stessa cosa è successa con Big Bang Theory. Stessa identica, sì, cosa. Gli, sì, attori si sono messi d'accordo e hanno detto: ragazzi, tanto siamo noi il fulcro di questa serie. Se ci vogliono pagare, ci devono dare tot soldi. E alla fine hanno detto: ragazzi, questa è l'ultima stagione, perché economicamente non la facciamo più. E come sono finiti sia quelli di Friends che quelli di Big Bang Theory? Che li vedi sporadicissimamente in giro, sì, a fare piccole parti. Piccole parti, sì, infatti sono... Che oramai sono infatti sono rovinati, come gli attori di Supernatural. Che oramai, figuratevi, quello che faceva il protagonista, quello che poi era il personaggio più amato, Dean Winchester, adesso gli hanno offerto un ruolo minore nella seconda stagione di Heroes. Quindi... molto spesso i problemi che riguardano la struttura narrativa sono da ricercarsi non nella storia in sé, ma dietro le quinte. E questa purtroppo la cruda temo sia la cruda verità, non perché lo dico, ma perché l'ho visto accadere tante volte con tante serie anche belle, anche che avrebbero meritato più impegno, che avrebbero cioè un produttore a un certo punto, se una serie è pure di successo ma deve stare a combattere 360 giorni l'anno con i capricci e le isterie di gente che si credono delle superstar e sono solo dei lavoratori, perché parliamoci chiaro, questi attori lavorano, quelli bravi lavorano tanto nella misura in cui lavorano, imparano le battute e sanno stare al loro posto. Quando cominciano a dire voglio più spazio, voglio produrre, sì, ci si può arrivare, qualcuno l'ha anche fatto. Ma se il tuo lavoro primo è essere un attore e pretendi di fare quello per cui non sei preparato, nessuna sorpresa che la serie si sfasci. Se poi come in Friends e Big Bang Theory il cast decide noi siamo la star per cui fate come diciamo noi, i produttori dicono guardate, noi invece vi sostituiamo con una serie nuova, saluti cari e peggio per voi. Ma infatti i più grandi colossal, beh, i film sono un film basta, nel senso che i film che ci ricordiamo, a me mi viene in mente Ben-Hur, no? Uno dei più grandi film mai prodotti, quello è stato prodotto interamente in Italia, è stato girato interamente in Italia senza l'ausilio di tecniche computerizzate e cose varie. Erano gli anni 50. Vero. Voi immaginate cosa c'era dietro, ma soprattutto nato, creato, davanti, finito lì, inizia, fine, è tutto un... ragazzi, cioè, purtroppo l'arte è anche lì, eh? Ragazzi, creare arte e finire... Vuol dire... la...
è finita la creatura, nel senso io creo una cosa e la completo, la finisco. Queste serie infinite che poi si cambia regista, poi cambia il produttore, poi cambia lo sceneggiatore, poi cambia... Alessandro, c'è una sola eccezione in questo panorama, ma per chi ha sempre saputo rinnovarsi, ed è Doctor Who, che dura praticamente da 60 anni, senza soluzione di continuità. Dal primo mitico episodio in bianco e nero, Star Child, la figlia delle stelle, in poi la saga del dottore è sempre continuata fino ai giorni nostri. Ma lì hanno avuto sempre l'accortezza, strana perché per degli inglesi, di rinnovarsi ad ogni stagione, mantenendo la continuità, ma ad ogni stagione si rinnovavano, sempre. E questo ha permesso alla serie di continuare fino ancora adesso, senza soluzione di continuità dei primi anni 60. Ma questo è un caso unico, limite. Pure cambiando attori, sceneggiatori, registi, si sono sempre mantenuti fedeli al tema originale. E questo ha permesso, sì sì, sempre, la storia di Patrick. Comunque sì, e quindi a un certo punto, anche se cambi attori, registi e sceneggiatori, però ti mantieni fedeli a quello che è il principio narrativo di base, puoi andare avanti e ti mantieni il pubblico per decenni letteralmente. Quando però alla fine una serie si basa su uno o due attori, per dire, a quel punto non è che c'è più molto da fare, perché se devi stare ogni minuto su un set volano montagne di soldi, se si deve stare al ricasco dei capricci del divo della diva di turno, quelli sono soldi che si sprecano. C'è stata una serie, adesso non mi ricordo il nome, in cui George Clooney aveva imposto la sua fidanzata italiana d'epoca, che era un'ex velina di Striscia la Notizia, che si era messa a fare la stradiva avendo pretese assurde. Dopo neanche due mesi l'hanno cacciata a pedate, perché per colpa sua avevano avuto dei ritardi mostruosi e perso milioni di dollari. Bene, allora, bene. Torniamo un attimo in topic, perché sennò ci perdiamo nei meandri delle varianti e delle che si possono creare dalla sacra linea. Allora, ben detto. Volevo farvi confrontarmi con voi su una delle cose invece molto belle di questa puntata. La sigla d'apertura, secondo me uno spettacolo. Tutte le frasi dei film più importanti del Marvel Cinematic Universe, e poi sono andato a leggere, ho scovato nell'internet che si sentono anche altre frasi però di gente famosa. Ci sono delle frasi di Mandela, di Greta Thunberg, perché in quel momento si è all'interno della nostra sacra linea temporale, cioè non solo dei film ma di tutto quello che stiamo vivendo anche noi fruitori. Questa cosa mi ha emozionato e mi è piaciuta tantissimo. Poi vabbè, il resto della puntata insomma l'abbiamo un po' sviscerato. Adesso la domanda è: ma Gabriel dove è finito? Questa Gabriel, è la domanda. Ma Gabriel dov'è? Secondo me ha preso un'altra dimensione, ramificazione. È caduto. La prima ramificazione a destra è stato preso dalla TV. No, è perché è andato, ve lo dico io perché è stato preso dalla TVA, perché ha detto, è diventato variante dal momento in cui ha detto quella cosa su Striscia la Notizia. Non doveva dirla. Vediamo se la TVA l'ha graziato, e infatti l'ha graziato. Eccolo qui, il nostro Gabriel era caduto un attimo. Gabriel, avuto paura che fossi stato con la nozione del Striscia la Notizia, fossi diventato variante e la TVE ti avesse preso. Guarda, se esistesse mi avrebbero falciato, nessuno l'avrebbe mai più saputo, ma come vi sareste ricordati di me, temo. Non è vero, ci siamo tutti preoccupati e anzi abbiamo detto adesso ci falciamo anche noi, lo andiamo a aiutare contro la Liot.
Oddio, mi commuovete così, dico davvero. E poi volevo introdurre la variante velina di Gabriel. Cosa? La variante tellina. Velina. Ah, la variante oddio. Allora, che pensiero raccapricciante. Tornando in topic, volevo fare due come si dice? Domande? No, una era una domanda e un'altra era un piccolo off topic che vi invito ad andare a vedere proprio per quello che stavamo parlando prima di iniziare la live. Vi invito ad andare a vedere la chat e forse abbiamo smosso qualcosa. Gabriel, tu parli bene inglese, quindi un po' si ricollega a quello di cui stavamo parlando prima fuori onda, ok? A parte questo, volevo fare l'ultima domanda della serata e dell'argomento. Adesso più o meno è ricrollato. Vabbè, lo aspettiamo per l'ultima domanda. Non so se siete andati a vedere sulla chat. Sì, non lo leggere perché è uno spam. Ah, ecco. È uno spam ed è proprio di quello di cui stavamo un po' dicendo anche prima riguardo a Amazon e quelle cose lì. L'hai letto, Gabriel? No, sono cascato di nuovo, come hai visto. Quindi si è cancellata la chat. Vabbè, dopo te lo diciamo a voce perché non ho voglia di dargli sovraimpressione. Esatto. Allora, ultima domanda dell'argomento. Cosa posso chiedere? Un'ultima cosa? Certo. Chiedevo a Gabriel, quale variante sta parlando adesso di Gabriel? Sempre quella caotica, ma non ti dirò mai se è buona, neutrale o malvagia. Ok, perfetto. La variante, vai. La variante con 10 gatti o la variante con 10 cani? Questa è veramente bastarda. Questa è veramente bastarda. Allora, ultima domanda della serata che poi sicuramente aprirà a un po' di supposizioni, di ipotesi. Allora, ovviamente la serie si chiude con la creazione di multiversi o multidimensioni, come l'ha chiamate lui. Credo che lui abbia anche anticipato un po' l'arrivo di una sua variante più cattiva, l'ha detto proprio, dovreste vedere le altre mie varianti. Quindi Kang noi l'abbiamo riconosciuto, Gabriel Kang, perché l'attore è ufficializzato e confermato in Ant-Man and the Wasp 3, Quantumania. Quantumania, sì. Era ovviamente il colpo di scena è stato che era stato confermato in quel film e non nel finale della serie di Loki, quindi sappiamo che il personaggio è quello. Adesso che cosa vi aspettate dal futuro di questo finale e che cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi progetti, tipo anche altre serie, no? La prossima è What If, ma anche altri film, Doctor Strange, Spider-Man a dicembre, Shang-Chi, subiranno il colpo di questo finale o non lo subiranno? Chi vuole iniziare? Guarda, inizio io. Vai. Vai, sicuramente ormai il multiverso, la modalità multiverso è attiva, quindi aspettiamoci tanto, cioè nel senso si attingerà quasi sicuramente da lì per le prossime sia serie che film. E una cosa che mi stupisce è che in Black Widow non fa riferimento mi è scappato. Probabile, ma aiutatemi voi, non fa riferimento a multiverso. Ti devo cacciare? Biggins, appena tornato, ti devo cacciare? Fa riferimento? O stavo dormendo? No,
non fa riferimento, ma tu hai capito in quale timeline è sviluppato il film della Vedova Nera? Ancora non è proprio veramente chiaro, ne stavo riflettendo proprio l'altro giorno. Te lo dice Mandro. Vai, Mandro. Allora, dovrebbe essere, anzi quasi sicuramente, quando... adesso sì, mi è venuto in mente, ho riflettuto. dovrebbe essere poco prima di Civil War, se non erro. Prima di Infinity War. Sì. Che ci sono i riferimenti al fatto che loro non avevano firmato gli accordi, e addirittura il generale Ross dice proprio che aveva messo in prigione Ant-Man e Falcon. E che Capitan America era ancora latitante. Diciamo, va bene, comunque ecco perché non c'è riferimento. Però io vi dico una cosa, secondo me un riferimento c'è in WandaVision. Perché nel finale, nella scena dopo i titoli di coda, dove vediamo Wanda impegnata in una ricerca o in uno studio, a un certo punto si sentono delle voci da un'altra, adesso magari posso mettere l'ipotesi, da un'altra dimensione, quindi potrebbe essere all'unisono. Sylvie uccide Kang, le dimensioni si diramano e WandaVision sente i figli. Per me ha senso, per un motivo che fino a quel momento non è che esistesse la sacra linea temporale, è che tutto ciò che faceva la TVA sotto gli ordini di Kang era un trattenere lo sviluppo delle dinamazioni temporali che porta naturalmente a ciò che deve essere la realtà, cioè un multiverso. Il momento che viene tolto il perno, la chiave di volta che fa sì che questo processo sia stato bloccato, immediatamente ricomincia a ricercare il multiverso attraverso le sue diramazioni e le linee del tempo, reclama il suo posto nell'esistenza. Quindi che degli esseri fuori dal comune percepiscano questo cambiamento, questo ritorno all'equilibrio, in fin dei conti, per quanto dinamico, caotico, ma comunque sia a uno stato più naturale, è perfettamente logico, specialmente da parte di una donna come Wanda, che come mutante domina il caso delle probabilità e come maga può quasi competere con Doctor Strange in persona. Quindi sì, è una possibilità che in fin dei conti appena viene riliberato lo sviluppo naturale del multiverso, chi ha dei sensi mistici più sviluppati può immediatamente avvertire che qualcosa comunque sta accadendo. Sicuramente, anche secondo me. E lo avvertirà per primo il Dottor Strange. Che lui comunque tiene... Se vi devo dire la mia sulla questione della serie, io da adesso in poi praticamente non mi aspetto più nulla, perché io ero convintissimo che nella sesta puntata veniva presentato la variante cattiva, cioè quella del 2012 di Loki. Sì, l'avevi detto anche nella scorsa puntata. Sì, io ero convintissimo, anche perché facevano vedere continuamente trailer così... di Loki che stava a braccia aperte sul trono. È vero, che aveva preso l'immagine che ti faceva capire, ecco, adesso il suo intento era prendere il posto del fratello. Invece, presentandoci Kang,
il conquistatore, colui che rimane, mi ha completamente spiazzato. Tra l'altro, spiazzato. Quelle scene del trailer non si sono viste in tutta la serie. Bravo! Cioè, allora, o sono scene o sono immagini che sono state prese, non lo so, forse... Dalla seconda stagione, dalla già, seconda dici? Non lo so. Averle... Sì, potrebbero averle girate insieme. Potrebbero, perché... però quindi, cioè, è l'unica, l'unica spiegazione. Il personaggio che noi abbiamo visto è Kang il Conquistatore? Cioè, ti chiama così? È una variante di Kang il Conquistatore. Quindi quel Kang lì potrebbe essere un Kang qualsiasi. In realtà è Kang, cioè non è che c'è... Kang è nella sua dimensione. Ragazzi, c'è una cosa che non viene mai... un tema che io volevo aspettare proprio prima di affrontarlo, la sesta puntata che fosse finale o sull'introduzione della stagione successiva. C'è una cosa che non viene mai specificata. Si parla sempre di varianti, ma... esiste un originale? Cioè, il concetto è che le varianti sono varianti di un originale che sarebbe l'essere zero da cui poi con gli eventi Nexus si originano gli altri, o tutti quanti hanno la stessa, potrebbe dire, diritto, dignità, verità, attualità di esistenza? Cioè, che quello che tu chiami variante può essere la variante di una variante, o c'è un per ognuno un primigenio, un originale da cui poi si diramano gli altri? Questa è una cosa che non viene mai affrontata, non si spiega. Ma non viene mai affrontata, è vero. Perché si parla di Loki, Sylvie la chiamano Loki, ma in fin dei conti c'è un Loki originale, e tutti gli altri sarebbero copie che variano dal coccodrillo alla donna al sumotori afroamericano, cioè sono semplicemente varianti del Loki originale, oppure ognuno di loro è originale a suo modo, anche se si origina attraverso altri eventi? Ma questo è un domandone grande. È il problema della variante. Secondo me questo è un Vizzalore, è un domandone alla Marzullo. Cosa? La Vizzalore, è un domandone alla Marzullo. Ah, ecco. Però, no, veramente, hai aperto un mondo così, cioè nel senso che dobbiamo vedere... Perché qua si parla di varianti, ma varianti, sì, variante, di cosa? Varianti di che? Di chi? Cioè, se si fa varianti Loki, ok, ma allora c'è un Loki originale e tutti gli altri sono deviazioni, esatto, più o meno perfette del modello originale? Io credo che l'abbia stabilito Kang. Scusate, ma di imperfetto non ci vedo proprio niente, perché Sylvie è splendida e perfetta di suo. Certo. Come carattere, come tutto. Apro una piccola parentesi, non ci dimentichiamo che più avanti verranno introdotti gli Skrull, che come ben sappiamo sono personaggi che possono diventare possono prendere le sembianze di chiunque. Sì, infatti, ma leggendo su internet, tanti hanno scritto: ma non è che questo Kang Conquistatore è una variante Skrull che sta ideando più... questo non ha senso. Perché una cosa se sta a uscire il cervello, mi sta uscendo. No, ma aspetta, Francesco, prima di fartelo colare tipo Scanners, aspetta, perché questo non avrebbe senso, perché uno Skrull può semplicemente assumere le sembianze di qualcun altro. Le varianti si originano ogni volta che c'è una diramazione dalla linea temporale. Quindi, come c'è una linea temporale, allora, cioè quelli che sono nati e sviluppati sulla prima linea temporale sarebbero gli originali. Allora tutti gli altri li chiamano varianti, perché sarebbero non originali ma deviazioni, ed è per questo allora che si voleva eliminare il multiverso lasciando solo quello originale.
Cioè, guarda, la tua domanda è una domanda intelligentissima ed è quello che io volevo cercare di capire con questo finale di stagione. E posso tradurla in breve parole? Cioè, tu dici, se Kang ha fatto una guerra delle dimensioni e ha tradotto tutte, le ha incorporate tutte in una sacra linea temporale, tutto quello che poi si è creato da questa sacra linea temporale sono varianti che Kang, tramite la TVA, ha rimesso a posto. Mm-hmm. Ma allora, se le varianti sono creazioni di quello che è prodotto dalla sacra linea temporale, che cazzo c'entra Loki coccodrillo? Ah. Allora potrei dire che c'entra anche Loki transgender, scusa, No, nel senso, da dove lo tirano fuori? L'hanno preso da un'altra dimensione? Non è possibile, perché Kang ha detto che le dimensioni le ha unite nella sacra linea temporale, quindi da dove l'ha preso? Io dall'inizio ho sempre detto che qualunque cosa venisse dalla TVA erano menzogne, e infatti già solo lo scoprire che tutti quelli che stanno nella TVA sono varianti, però non si dice, non si spiega ancora varianti di che, di chi, di cosa. Certo. Cioè, il Loki coccodrillo è la variante di che? Cioè ci sarebbe un Loki originale, e se il Loki originale fosse proprio il coccodrillo e gli altri fossero le varianti? Cioè, sarebbe, allora che cosa vorrebbe dire? Che all'inizio del tempo c'era una sola linea temporale, poi quando la volontà degli esseri senzienti ha cominciato a creare 20 Nexus, se ne sono create altre dove si sono sviluppate le varianti di ognuno di essi. Ma quantisticamente questo ha senso, però proprio scientificamente le varianti hanno la stessa lo stesso identico, chiamiamolo peso cosmico specifico, come se fossero elementi del primo. Cioè, il fatto che uno si sia originato per primo non vuol dire che sia migliore o più importante o abbia un peso cosmico specifico maggiore degli altri, perché la creazione si fonda su questo, sulla multiformità. Questo è un mistero. Allora, all'inizio io ve l'ho detto che con questa sesta puntata ha risposto a diverse domande, però ne ha poste tante altre, e sicuramente una è questa qua, che vedremo un attimino se nei prossimi film, se nella seconda stagione avranno una risposta o meno. Poi io credo che abbiano diviso completamente le due cose, hanno diviso la parte delle serie terrene e la parte delle serie un po' più sofisticate o spaziali o fantasiose, perché Falcon and the Winter Soldier, è abbastanza terrena. Black Widow, esce fuori la sorella, che comunque adesso poi ne parleremo nella puntata dedicata al film, però gli viene dato l'obiettivo di andare a cercare Occhio di Falco, farà la serie su Occhio di Falco, quindi io credo che divideranno anche un po' le due cose, perché sennò sarebbe tutto influenzato da queste dimensioni, e credo che a livello sceneggiatura ci faranno capire in che momenti succedono. Anche Shang-Chi, per esempio, secondo me non subirà un tracollo dimensionale, perché sennò tu devi parlare tutto il film di quello e non delle sue origini. No, sarei curioso di sapere quando verrà trasmessa, cioè in che momento, dopo quali film verrà trasmessa la seconda serie di Loki. No, non l'hanno detto, perché non era stato detto, quindi non l'hanno ancora posizionata a livello di data, no, ancora. Fatto sta che il prossimo anno, con Doctor Strange e The Multiverse of Madness, lui rimette a posto tutto e sti multiversi non ci stanno più, cioè non è che dobbiamo portare questo multiverso per altri 72 anni, è possibile. Veramente dovremmo portarcelo all'infinito, se fossero coerenti.
Magari lo strascico di questi multiversi ci lasceranno gli X-Men, i Fantastici 4. Magari, ragazzi, sarebbe proprio una cosa epocale, proprio. Un mega crossover, come lo vedete? Il sogno di tutti, me lo aspetto di tanti. Poi, Fra di 10 anni durata, me lo aspetto. Specialmente della durata di 6 ore. Sì, ma cioè praticamente via con gli X-Men invece che via col vento, scusa, Ma specialmente con gli X-Men, cioè ragazzi... Ragazzi, con gli X-Men solo nell'universo cartaceo dei fumetti, lo sapete che ci sono tre fenici diverse? E una è un uomo? Azzarola! Quello non lo sapevo. Una è Jean Grey, l'originale, che poi trasfigura in fenice nera. Fenice nera. Poi c'è la sua discendente nel gruppo dei mutanti che si chiama Excalibur. E poi c'è uno che compare pochissimo, fra l'altro con un costume strafigo, che è fenice, non si capisce se è un discendente o semplicemente uno che ha colto lo spirito del cosmo, che però è un uomo. Ah. Quindi in realtà la funzionalità narrativa Marvel, io credo che anche nel Cinematic Universe si fonderà sullo stesso principio di quello dei fumetti, cioè un andamento dinamico in cui alla fine sei sempre sorpreso da qualcosa e da qualcuno. Perché se tu impugni una sacra linea temporale, non togli solo il libero arbitro, togli qualsiasi sviluppo, diventa tutto prevedibile. Ragazzi, io credo che ci siamo. Ci siamo, la prossima puntata parliamo di Black Widow, la facciamo la prossima settimana, credo, perché pure lì ci sarà tanto da parlare, ci è piaciuto, non ci è piaciuto, eccetera, eccetera. Io passo ai saluti, siamo tutti soddisfatti di questa cosa, di questa ultima stagione. Diciamo che nel complesso, diamogli un voto, dai, io nel complesso gli do un bel 7. Mandro? Anche io, sì, assolutamente. Più che positivo, un bel 7 li vale tutti. Bikins? Io 6,5 perché voglio di più. Molto severo, bravo, mi piaci. Pensavo fossi più di larga manica. Gabriel? 8 perché vedo il lavoro che c'è dietro. Bene, 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 molto soddisfatto. Allora poi ci direi quando avrai visto le altre serie, le altre serie, mi raccomando. Certo. Perché anche su quelle potremmo fare un piccolo volo pindarico. Allora, ragazzi, cominciamo con i saluti. Salutiamo Mandro Nerd. Grazie, grazie a tutti. Grazie di averci seguito anche questa sera. Ricordatevi, iscrivetevi con campanellina nel nostro gruppo di YouTube e di Twitch. Nostro canale. Trilli campanellina. Salutiamo il nostro Bikins che è tornato, Ciao ragazzi, con i miei amici. Grande. Tutti e 5, ma tu sei pazzo. Io, soldi non ti vedono, ci sono anche altri 2 qui. Soldi spesi benissimo. Non ti bastano le mani, Bikins. Nonostante tu hai le manone. Questo piottone messo davanti alla telecamera è stato fantastico. Iscrivetevi. Fondamentalmente i cavalieri sono i genitori dei Funko che hai fatto vedere adesso sono qua dietro, eccoli qua, Pegasus, Cyril Draghello. Il Draghello. Iscrivetevi, salutiamo il più bello di Gabriel, Gabriel Wolf. Grazie per averci seguito anche oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati e continuate a seguirci. Alla prossima. E allora grazie a tutti ragazzi, siete stati fantastici. Quando i Fantastici 4, eccoli qua, siamo noi, quando si mettono insieme ci sono i fuochi d'artificio. Facciamo scintille, facciamo. E allora buonanotte a tutti, grazie di averci seguito. La prossima settimana Black Widow, ok? E poi evviva l'estate. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.